Intanto mettiamo gli spicchi di mela sulla torta, 6 uova, 2 bustine di vanillina, una bustina di lievito, 3 mele. Chiedo scusa, Sì. quante uova? Ah, 6, signora. 6 uova, tutte intere. Sì. 3 di va, 2 bustine di vanillina. Sì, è una di lievito. La Poi, no, ringrazio. signora, non abbiamo Ma ancora finito. continua. Sì, poi abbiamo 2 o 3 mele. Poi, una bottiglietta di rum, di queste qui aromatiche, signora, queste piccoline, di queste qui. Poi, mezzo bicchiere di olio d'oliva. Mezzo bicchiere di latte. E quanto di margarina, regia? 300 grammi anche di margarina, signora. Va bene, signora Tecla? Ok. Di La ringrazio. niente, si figuri, signora. Buonasera. Buonasera. Pronto? Ah, signora, mi scusi, perché qui a casa mia c'è confusione, non le dico. Volevo sapere, farina 1 chilo, signora? Farina 300 grammi, signora, per No, questa non un torta. chilo. No, per questa torta. Lo No, chef prima 300 diceva delle grammi. cuzzupe 1 chilo, signora. Per Cosa, le cosa? cuzzupe 1 chilo, forse ha confuso, ha sentito prima la. Ah, quindi 300 grammi di farina. E Sì. burro quanto, signora, qui? Qua burro non ce n'è, signora. C'è Quanto di margarina, 300 grammi di quanto margarina. margarina? Mi scusi, signora. 300, 300, signora. 300 grammi di, 300 grammi di farina, 300 grammi di margarina, 6 uova. Sì. Poi lievito, una bustina Sì? Due e una vaniglietta, se la vuole mettere. di vanillina, Una signora. vaniglietta di vaniglina, poi latte, mezzo bicchiere di È olio. una bottiglietta di rum, se Di vuole. rum e 300 di zucchero. Sì, Olio signora. d'oliva però, eh. Va bene, la Da ringrazio dove ci chiama? molto. Da dove ci chiama, Da signora? Messina, signora. E il suo nome ce lo vuole dire? Melina, Melina. Melina, la ringraziamo tanto, signora. Buonasera. Grazie, arrivederla. Buonasera, signora Maria. Mettiamo con gli aspicchi le mele. Tu lo sai cosa succede nel forno quando la Ce lo infogli? spieghi lei, chef, cosa succede? Cara Me lo dice adesso? Devo salutare Caterina. Caterina! Saluta Caterina, che poi te lo dico. Stiamo bene, noi, chef, lei sta bene, sì? Assolutamente, lo sento. Caterina, stiamo benissimo, ti ringrazio. Tu stai bene, sì? Mi fa piacere, hai visto che bella torta di mele che stiamo preparando? Ah, oh, come piace a te, allora te la devi far preparare dalla mamma, Caterina. Guarda, Rossella, Mettiamo un pochino mescolare di fino a zucchero. raggiungere. La salutiamo intanto, salutiamo anche la tua mamma mentre mettiamo lo zucchero sopra. Come, Caterina, non ho capito. Ah, te la fa sempre, vuol dire che ti piace e vuol dire anche che la fa buona la mamma, vero? Possiamo Bene. infornare, Rossella. Caterina, noi andiamo ad infornare la torta. Tu continua a seguirci insieme a tutta la tua famiglia, io ti mando un bacione, va bene? Grazie, Grazie, complimenti al grazie fuoco. Caterina, ciao, Ciao ciao. Caterina. Cosa succederà nel forno? Ci spieghi, chef? Allora, Grazie. voi dovete sapere che quando si mette anche il pan di Spagna nel forno, Sì. si versa il contenuto, come ho detto precedentemente nelle altre puntate, bisogna versare il contenuto al centro della teglia. Perché nel forno che succede? Si cucina prima dai lati, alza i lati, Sì. poi al centro, quindi diventa poi una cosa uniforme e viene tutta pari, capito? Sì. Ok. Grazie del suggerimento. Oh, si figuri, si figuri. Stiamo preparando, vi ricordo, la torta di mele con lo chef di No, veramente Catanzaro. l'abbiamo già preparata, è nel Stiamo forno. preparando, ancora non è pronta da assaggiare, da mangiare. C'è qualcun altro in linea? Pronto? Pronto, sì, vorrei sapere la spesa. Non ho capito, mi scusi. Sì, Non riesco a sentirlo, grazie centralino. Se il nostro amico vuole provare a richiamarci, forse riusciamo anche a sentirlo. Pronto? Pronto? Ok, non è un problema, ci riprendiamo subito.
abbiamo tantissime telefonate, quindi abbiate un pochino di pazienza, ci dispiace se qualcuno non riesce ad intervenire. Bene, stiamo facendo questa torta alle mele che è quindi nel forno. Di quanto tempo ha bisogno più o meno? Ci vorrebbe un'oretta, sì. Ok, tempo ne abbiamo, quindi sono le 20 e 10 circa. Pronto? Pronto? Non, grazie, grazie, non riesco a sentire neanche questa. Grazie centralino. Ok, andiamo alla prossima. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, con chi parlo? Vorrei sapere la ricetta di mele, della torta di mele. La ricetta della torta di mele? Sì. Ripetiamola ancora una volta, chef, così. Va bene, un minuto. Come si chiama lei? Antonio. Da dove? Non ho capito da dove, mi scusi, la località. Da Vibbo, ok. Sì. Allora, mentre ci prepariamo per la prossima ricetta, ricordiamo gli ingredienti? Sì, allora, la torta di mele è stata così fatta, con 300 grammi di farina. 100 grammi. Come? 100 grammi di farina. No. 300. 300 grammi di farina. No. 300 grammi di zucchero. Va bene, 6 uova intere. Sì. Due bustine di vanillina, una bustina di lievito, una bottiglietta di rum, mezzo bicchiere di latte, mezzo bicchiere d'olio e se, d'oliva, e se volete pure il limone grattugiato. E le mele. Io non l'ho messo il limone, però chi vuole, chi vuole lo può mettere, dopo grattugiare. Lo può grattugiare. Sopra. Perfetto. Allora, ora cosa prepariamo? Adesso Rossella andiamo a preparare. Rimaniamo sempre sui dolci. Sempre comunque. Sui dolci. Facciamo la pasta frolla. Ah, tanto richiesta delle nostre telespettatrici. Semplice, quindi la prepariamo noi. Semplice, semplice. Perfetto. Senza nessuna, diciamo, complicità. Va bene. Allora. Allora, facciamo quindi questa pasta frolla. Facciamo vedere già gli ingredienti in sovraimpressione. Eccoli qua. Così le nostre amiche saranno già lì pronte a prendere appunti. Ve li ricordo anche io, 1 chilo di farina, che vedo già qui pronto, 400 grammi di margarina, 400 grammi di zucchero, 6 uova, 2 bustine di vanillina e un limone grattugiato. Molto semplici gli ingredienti, perfetto. Semplicissimo. Pronto? Pronto, è sempre lei Antonio? È caduto Antonio. Il nostro amico di Vibbo probabilmente ha qualche problemino nella linea. Bisogna stare attenti alla procedura, Rossella. Sì, vediamo, allora, vediamo. Per il fatto che io la devo impastare con le mani, no? Sì. Se no, al mixer, se uno c'ha diciamo, l'impastatrice, gli ingredienti vanno messi diversamente, capito? Ok. Signora, buonasera. Pronto, buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Allora, Rossella, io e te ci conosciamo. Sono Caterina da Guardavalle. Caterina di Guardavalle? Sì, andavamo a scuola insieme. Ah, Caterina Gigino! Caterina, ciao! Che piacere come sentirti! Stai? Bene, grazie, una mia ex compagna di scuola. Che bello! Sì. Da quanto tempo non ci vediamo, Caterina? È vero, da tanto. Da intanto, tanto. Mentre parliamo, mettiamo pure la margarina. Sì, infatti, stavo notando, ha segnato la ricetta. Brava, ma tu come te la cavi in cucina? Che io da, quanto, da quando è che non ci vediamo non lo so. No, purtroppo me la cavo bene. Te la cavi bene? Sì, perché mi piace cucinare, quindi cucino, però mi fa piacere. Eh beh, per Pasqua preparerai pure tu qualche cosa a casa, dei dolci, delle cuzzupe, sì, non sì, so. Sì, qualcosina, sì, facciamo qualcosina. Bene, mi fa piacere, volevi chiederci qualcosa? Era comunque no, una telefonata. No, chiamato perché per caso stavo guardando in televisione, ho colto l'occasione, ho detto abbiamo l'Antonella Clerici della Calabria. Ti ringrazio Caterina, è stato un enorme piacere risentirti dopo tanto tempo, mi hai fatto una bella sorpresa, veramente. Grazie, è stato un piacere anche per me. Grazie Caterina, un abbraccio anche alla tua famiglia. Grazie anche a te, ciao. Ciao, grazie buonasera, Caterina, buonasera. Di Guardavalle. Allora, vedi, sì. Abbiamo fatto un cerchio, abbiamo fatto la farina dei latti e abbiamo messo centro. La margherina al centro, perché? Perché me lo dica lei. C'è un motivo, no? È la procedura per fare la pasta frolla, non serve. Allora si mette la margarina e si mescola con lo zucchero. Adesso io metto lo zucchero. Quanto zucchero abbiamo detto? 400 grammi, Rossella, 400 grammi di margarina, 400 grammi di zucchero, Rossella.